Colpisce 8 italiani su 100, una donna su 3, la menopausa aumenta di 4 volte il rischio, ma anche un uomo su 5 e 2 persone su 3 non sanno di averla. Definita malattia silenziosa, l'osteoporosi è una malattia caratterizzata da un deterioramento della qualità e della quantità dell'osso. Un importante corso di aggiornamento si è tenuto ad Avellino, nel corso del quale si è sottolineato ancora una volta l'importanza della prevenzione. Stiamo cercando, usciti dalla fase pandemica dell'emergenza Covid che ha tenuto in ostaggio il nostro ospedale, oltre al nostro territorio, di riallacciare finalmente rapporti ospedale-territorio per la prevenzione di una situazione patologica potenzialmente invalidante e che troppo spesso viene sottovalutata. Quindi questo convegno ha uno scopo di sensibilizzazione innanzitutto e di ricerca di confronto con gli altri specialisti per la presa in carico del paziente dal territorio all'ospedale. Anche perché l'osteoporosi è una problematica molto sentita dalla popolazione tutta. Sì, è sentita ma spesso sottostimata e quindi c'è questa sorta di atteggiamento schizofrenico, ci si preoccupa ma non ci si cura. Raccomandiamo lo screening soprattutto nelle situazioni di rischio, ad esempio nelle donne, laddove c'è una menopausa precoce, il calo estrogenico avviene rapidamente e quindi di confrontarsi col proprio medico per valutare l'opportunità di eseguire un'indagine diagnostica quale la MOC. Raccomandiamo in tutte le patologie croniche che, come verrà detto nelle relazioni, sono a rischio per osteoporosi, soprattutto nei pazienti allettati, pazienti con ridotta mobilità, cioè tenere presente che l'osteoporosi può essere una forma primitiva come nella postmenopausa, ma può complicare anche tante patologie, compromettendone poi la prognosi.